Bene, allora abbiamo, guardate qua, una foto, un disegno, non so che cosa sarà, di una tavola. Ricordate la differenza tra tavolo e tavola? Lo abbiamo detto. Yo me Tavola. acuerdo. ¿Está lista, está preparada? Ah, sí. Esatto, allora ¿Qué pasa? Para servirse. la tavola è in italiano è quando è preparata Preparata. per mangiare. Para mangiare. Cuando está Allora, preparata para mangiare. quando è preparata Cuando es preparata para mangiare. per mangiare. Allora, questa è in generale, se prendiamo tutto, 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 è una tavola. Okay. Invece il tavolo è quando non è preparato, è quando parliamo direttamente del mobile, del mueble, no? Il mobile con quattro zampe che vanno a terra, quello è un tavolo. Invece quando lo prepariamo diventa una tavola. Bene. Allora, mi mancano qui alcune parole che sono qua in alto, piatto, bicchiere e cucchiaio. Allora, Cecilia, dimmi qua in alto a sinistra, quale parola mi manca qua? ¿Me parlas a mí? Sí. Ay, excusa, es que el timbre, el campanello ha Campanella. suonato. Ah. Excusa, manca piatto. Piatto. Esatto. Ok, allora questo è un piatto. Poi abbiamo il tavolo. Che cosa si riferisce? A quello che c'è sotto alla tovaglia. Che cos'è la tovaglia? Il Mantella, mantello. mantel. Allora, sotto la tovaglia abbiamo un tavolo. Pero Dimmi. cuando tú has dicho tavolo, cuando he puesto el plato, la No, tavola. tabellina. Tavola è quando è. Ah, tabola, ya. Per quello dico, in questa tavola, sotto la tovaglia, abbiamo un tavolo. Ok? Bene, il tovagliolo. Che cosa sarà il tovagliolo? La Servilleta, servilletta. la servilletta. Dieta, esatto, il tovagliolo. E Raquel, come si dice tenedor? Forchetta. Forchetta. Allora, occhio, noi diciamo el tenedor maschile, in italiano è la forchetta. La forchetta. Minile. La forchetta. Il coltello. Il coltello. E Monica, che cosa mi manca qua? No, Cuchillo. coltello significa cuciglio. Qua abbiamo una parola che mi manca. Vedi quella in alto? Non lo so. Secondo te, Monica, questo è un piatto? No, perché lo abbiamo già usato. È un bicchiere o un cucchiaio? Questo piccolino qua. Cucchiaio, la come si chiama? La cuchara, ese? Cucchiaio, cucchiaio. Cucchiaio, cucchiaio. No, con un ia meno. Cucchiaio. Cucchiaio. Ecco. Anche lì noi diciamo la cucciara, in italiano è il cucchiaio. E come si dice cucciarita? Cucchiaino, cucchiaino. Ecco, cucchiaino, cucchiaino. Allora, il cucchiaio, il cucchiaino.
Benissimo. E finalmente, ovviamente, la parola che manca qua è il bicchiere. Ok, bicchiere è una parola che significa vaso, che è molto generale, vero? Io posso chiedere un bicchiere d'acqua o un bicchiere di vino, è uguale. Ma se io voglio essere molto specifico e dire che tipo di bicchiere è, questo in realtà è un calice. Allora, bicchiere significa vaso, calice significa copa. Ecco. Con la differenza che se io in Italia chiedo un bicchiere di vino, mi porteranno un calice di vino. Sì? Non devo specificare, non è necessario specificare. Ok, e finalmente qua abbiamo una bottiglia. Bene. Allora, che cosa faremo adesso? Ascolteremo un dialogo e quello che dovete fare è segnare, indicare quali di queste frasi sono presenti nel dialogo, ma esattamente uguali. Ok? Sono pezzettini di frase che devono essere esattamente uguali. Se no, mettete no. Ok? Allora, prima leggiamo quali sono le frasi e poi ascolteremo due volte il dialogo. Allora, Uwe, leggimi la 1. Uno dei più bei ristoranti della zona. Uno dei più bei? Bei ristoranti della zona. Ecco. Veronica, dimmi la 2. Ho una fame da lupi. Perfetto. Che cosa sono i lupi? De loco, sarà? De lobos. De lobos. Ah. Tengo un hambre de lobos. Ah, lupi, claro. Bene. Cecilia, la 3. Hai bisogno di aiuto? Esatto. Che cos'è avere bisogno? ¿Tiene necesidad de ayuda? Necesitar. ¿O no necesita ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Tienes necesidad de ayuda? Bien. Raquel, la 4. ¿Por qué no probé cualquier otro? Exacto. Mónica. 5 es molto saporito. Perfecto. Es molto saporito. ¿Qué cosa significa saporito, secondo te? Sabroso, esatto, stiamo parlando di alimenti, allora è molto saporito, muy sabroso. Bene, Uwe, la 6. Come questo piatto? Come questo piatto? Piatto, esatto. Veronica? A me piacciono molto. Piacciono molto. Sì, questo lo vedremo più avanti, un poco più avanti, quando usiamo il mi piace e quando usiamo il mi piacciono. Perché dipende da quante cose sono quelle che mi piacciono. Ok? Però lo vedremo più avanti. Cecilia? Ti piacerà. Ti piacerà. Perfetto. Raquel? Vorrei provare il vitello alle verdure. Perfetto.
Che cos'è il vitello? Carne, res, se non mi equivoco. Vediamo. No, il cordero, no? No, l'agnello. La ternera. Ah, Giuseppe, ¿tiene alguna relación con vitello? ¿Tiene alguna relación con el vitel toné? Assolutamente sì. Ah. Ok. Allora, vitel toné, che è molto tipico in Argentina, è originale dell'Italia. E si chiama, il nome originale è vitello tonnato. Ah, vitello tonnato. È diventato vitel toné in Argentina. Però originalmente quella ricetta si chiama vitello. E che cosa è tonnato? Tonnato. Tonnato viene dalla parola tonno, atun. Tonno. Ah, allora, okay. Letteralmente sarebbe come ternera atunata. Con ternera atunata. Ah. Perché? Perché si fa con il vitello e si fa anche con il tonno. Perfetto, grazie mille. Prego, buonissimo tra l'altro. Il vitello tonnato è buonissimo. Perfetto. E l'ultima, Monica, leggimi la 10. 10, a me piace l'insalata verde. Perfetto, a me piace l'insalata verde. Occhio qua, tu come diciamo questa frase in spagnolo, Monica? Che mi gusta la insalata verde. Ma più letterale, noi non diciamo che, ma diciamo a me. A me la insalata verde. Esatto, allora noi in spagnolo diciamo a me me gusta, vero? In italiano ho due forme, o dico mi piace, me gusta, o dico a me piace, ma non dico mai a me mi piace, non è corretto, è un errore. Allora o dico uno o dico l'altro. Bene, allora adesso che abbiamo letto tutte le frasi, quello che faremo è ascoltare il dialogo e voi dovete stare attenti, ricordate, a che le frasi siano esattamente uguali. Se cambia una parola non serve, ok? Allora datemi un secondo che trovo l'audio, audio numero 33. Audio numero 33. Sei. C2. Carino questo posto. Mi piace molto. Anche a me. Infatti ci vengo spesso. È uno dei più bei ristoranti della zona. E cosa prendiamo? Ho una fame da lupi. Vediamo un po' il menù. Hai bisogno di aiuto? Sì. Ci sono molte cose che non conosco. Dunque, per primo ovviamente la pasta. Quale preferisci? Come si chiama quel piatto che abbiamo mangiato a casa tua l'altro ieri? Tagliatelle ai funghi. Ma perché non provi qualcos'altro? Sì, hai ragione. Vediamo. Gli spaghetti alla carbonara sono buoni? A me piacciono molto. Io però stasera prendo le lasagne. E per secondo la carne. E tu? Ma non so. Che dici? Prendi la bistecca ai ferri, ti piacerà. Io vorrei provare il vitello alle verdure, che è una delle loro specialità. Allora, possiamo ordinare? Ho proprio fame. Sì, dai, ordiniamo.
Per antipasto prendiamo del prosciutto, va bene? Per contorno? Un'insalata? Ecco, sì, un'insalata verde. E da bere? Ma, decidi tu. Beh, sentiamo anche il cameriere. Scusi, possiamo ordinare? Ok, allora, ascoltiamo di nuovo e poi controlliamo. Unità 6, C2. Carino questo posto, mi piace molto. Anche a me, infatti ci vengo spesso. È uno dei più bei ristoranti della zona. E cosa prendiamo? Ho una fame da lupi. Vediamo un po' il menù. Hai bisogno di aiuto? Sì. Ci sono molte cose che non conosco. Dunque, per primo ovviamente la pasta. Quale preferisci? Come si chiama quel piatto che abbiamo mangiato a casa tua l'altro ieri? Tagliatelle ai funghi. Ma perché non provi qualcos'altro? Sì, hai ragione. Vediamo. Gli spaghetti alla carbonara sono buoni? A me piacciono molto. Io però stasera prendo le lasagne. E per secondo la carne. E tu? Ma non so. Che dici? Prendi la bistecca ai ferri, ti piacerà. Io vorrei provare il vitello alle verdure, che è una delle loro specialità. Allora, possiamo ordinare? Ho proprio fame. Sì, dai, ordiniamo. Per antipasto prendiamo del prosciutto, va bene? Per contorno? Un'insalata? Ecco, sì, un'insalata verde. E da bere? Ma, decidi tu. Beh, sentiamo anche il cameriere. Scusi, possiamo ordinare? Bene, allora, domanda. Siete pronte o volete ascoltare di nuovo? Pronta? Pronta? Pronta, pronta. Perfetto. Allora, Cecilia, uno dei più bei ristoranti della zona. Che busca? Sì. Sì, perfetto. Maria Raquel, ho una fame da lupi. Sì. Ok, io sto solo segnando, poi vediamo. Monica, hai bisogno di aiuto? Sì. Sì. Uwe, perché non provi qualcos'altro? Sì. Sì. Veronica, è molto saporito. No. No. Cecilia, com'è questo piatto? No. No. Raquel, a me piacciono molto. Sì. Sì. Monica, ti piacerà? Sì. Sì. Uwe, vorrei provare il vitello alle verdure. Sì. Sì. E finalmente Veronica, a me piace l'insalata verde. No. No. Ok, vediamo, vediamo. Com'è. Unità 6, C2. Carino questo posto, mi piace molto. Anche a me, infatti ci vengo spesso. È uno dei più bei ristoranti della zona. Perfetto, bene, allora, uno dei più bei ristoranti della zona. E cosa prendiamo? Ho una fame da lupi. Ecco, bene, ho una fame da lupi. Però, vediamo, Giuseppe, dimmi. No sé, él dijo. Lui ha detto. Ah, no, no ha detto. Ho una sì, fame. Non, sì? Non avrebbe motivo di dire ah, perché lui direbbe che lui o lei ha. No, io ho una fame da lupi. Ah, ok. Quindi, esattamente ho.
Ok. Hai bisogno di aiuto? Subito. Hai bisogno di aiuto? Benissimo. Sì. Ci sono molte cose che non conosco. Dunque, per primo ovviamente la pasta. Quale preferisci? Come si chiama quel piatto che abbiamo mangiato a casa tua l'altro ieri? Tagliatelle e funghi. Ma perché non provi qualcos'altro? Ecco, perché non provi qualcos'altro? Benissimo. Sì, hai ragione. Vediamo... Gli spaghetti alla carbonara sono buoni? A me piacciono molto. Ecco, a me piacciono molto e ovviamente questi due non ci sono. Io però stasera prendo le lasagne e per secondo la carne. E tu? Ma non so. Che dici? Prendi la bistecca ai ferri, ti piacerà. Ecco, ti piacerà. Io vorrei provare il vitello alle verdure, che è una delle loro specialità. Allora, possiamo ordinare? Ho proprio fame. Sì, dai, ordiniamo. Per antipasto prendiamo del prosciutto, va bene? Ok, intanto il resto non serve ascoltarlo di nuovo. Bene, brave, 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 brave. Buon udito, avete fatto tutto bene. Allora, avete qualche dubbio, avete qualche domanda su questa, su questo dialogo? Sì, io. Dimmi. Numero uno. Aha. Dice bei, bei, bei. Ah, e la... Sì, bei, bei, lo vedremo dopo, è parte di questa unità, ok? Alla fine di questa unità impareremo bello e quello. Però ti posso dire adesso che è bello, in questo caso belli, però nella forma che si usa quando tu usi questo aggettivo dimostrativo prima, prima del sostantivo. Si comporta praticamente come un articolo. Allora, più avanti, quando arriveremo, dovremo imparare, fare un ripasso degli articoli e imparare a memoria tutte le forme di bello con ogni articolo e anche dell'aggettivo dimostrativo quello. Un po' difficile, però lo vedremo più avanti e alla fine di questa unità, Cecilia. Profe, grazie. Sì. Sì, Monica. Perché si dice a me piacciono molto? Perché no a me piace? Piace è plurale, no? Anche quello l'ho detto, sì, perché stiamo parlando di una cosa plurale. Ok? Quando quello che ti piace sono molte cose, dici mi piacciono. Quando è solo una, mi piace. Però anche quello lo vedremo più avanti. Infatti, proprio nella prossima pagina. Ok. Facciamo questo piccolo esercizio e velocemente vediamo questo di quando è mi piace e quando è mi piaccio. Allora, vediamo un po' questo piccolo esercizio semplicissimo. Vediamo, ricordate che cos'era un pasto? Cos'è un pasto? Comida. Plato. Una la comida. La comida. ¿Cuáles son i pasti del giorno? El plato del día es ese, ¿no? No. Pero, es que nosotros en Argentina le decimos el plato del día a la comida del día. No, non è lo stesso, non è lo stesso. No. O sea, stiamo parlando di due concetti completamente diversi, Veronica. Pasti. Pasto del giorno. Quali sono i pasti della giornata, Cecilia? Sono la colazione, il pranzo, la cena, la merendina. No, no, sono, in Italia sono solo tre. Colazione, pranzo e cena. Allora, i pasti, Veronica, sono
las comidas del día. Il momento in cui ci sediamo e mangiamo. Allora, la colazione, il desayuno, il pranzo, l'almuerzo, e la cena, la cena. Quelli sono i pasti. Allora, un pasto, per esempio, questo qua può essere un pasto, il pranzo. Il pranzo è un pasto. Ricordate sempre che da lì viene la parola antipasto, che è qualcosa che si mangia prima del pasto. Non fa parte del pasto. Perché? Perché un pasto in Italia, abbiamo l'antipasto che si mangia all'inizio, prima, è sempre qualcosa di piccolo, vero? Non è un piatto enorme, è una cosa che si può mangiare mentre aspetti che arriva i primi piatti. Poi abbiamo il primo piatto, che generalmente è la pasta. La pasta o al massimo il riso. Ricordate che gli italiani mangiano il riso nella forma di risotto, che è un primo piatto. Poi abbiamo il secondo. Il secondo generalmente è una proteina, sì? Carne, pesce, pollo, qualche tipo di carne o qualche tipo di proteina. E il contorno è quello con cui accompagniamo il secondo. Ok? Tu il secondo lo prendi con un contorno. Però mi manca uno. Mi manca il dolce. Dolce o dessert. Sì, lo possiamo chiamare dolce o lo possiamo chiamare dessert. Mangiano molto l'italiano. Sì, ma occhio, è vero, ma questo non è un pranzo normale. In generale un italiano mangia solo il primo. Questo sarebbe il pranzo della domenica. Se tu vai un italiano comune, si mangia un piatto di pasta e basta. Generalmente, che cosa fanno gli italiani? Ma se tu... Sì? Dimmi. Giuseppe, se tu mangi pezze o pollo, è secondo. Come? Se tu mangi che? Pranzo o... Al pranzo. O carne, è secondo piatto. È un secondo, tu puoi mangiare solo il secondo, puoi mangiare solo il primo. Sì. Certo. In generale, quello che fanno gli italiani è che al pranzo mangiano il primo e a cena mangiano il secondo. È molto comune quello. Gli italiani a pranzo, praticamente tutti i giorni della loro vita, mangiano la pasta. È vero che gli italiani mangiano tutti i giorni la pasta. Ok? Allora, però generalmente non mangiano di più. Non mangiano primo, secondo, dolce, no. E in generale, la sera, a cena, si mangiano un pezzo di carne e un'insalata. Gli italiani mangiano molto poco, soprattutto rispetto a noi. Gli italiani mangiano pochissimo. Sono molto ossessionati con il quanto si mangia. Ah, io sempre dico, qual è lo strumento principale di un italiano nella cucina? L'unica cosa che troverai in tutte le cucine d'Italia, una pesa. Perché gli italiani pesano tutto. Sì, quando fanno la pasta, fanno 80 grammi di pasta, non di più. Allora dice, mangiano un sacco. No, gli italiani mangiano pochino. Mangiano la colazione presto la mattina, fanno colazione, un caffè con una brioche o con pane, miele, pane o pane marmellata. E poi direttamente pranzo, un primo, e poi direttamente cena, il secondo con l'insalata. E basta,
non mangiano di più. Sono molto, si preoccupano molto delle quantità. Ok? Allora, Cecilia, il vitello e le verdure, che cosa sarà? È un antipasto, un primo, un secondo, un contorno? Secondo. È un Secondo secondo. piede. Esatto. L'insalata verde sappiamo già che è un contorno. Le lasagne alla bolognese, Raquel, che cosa saranno? Primo. È un primo piatto, la pasta. Perché lasagne e non lasagna? Si può dire delle due forme, o lasagna o lasagne, però la forma veramente corretta è al plurale, lasagne, le lasagne. Perché? Perché ogni foglia di pasta è una lasagna. Allora le lasagne sono molte, una dopo l'altra, e fanno un insieme. Bene. Monica, il prosciutto, che cosa sarà? Antipasto. Un antipasto, assolutamente. Uve, gli spaghetti alla carbonara. Che cosa sono? Primo. È un primo piatto. E finalmente, Veronica, la bistecca ai ferri? È un secondo piatto. È un secondo piatto. Ok. Allora, più o meno funziona sempre così. Okay. Ovviamente ci sono variazioni, però in generale abbiamo il primo che è pasta o riso, secondo che è qualche tipo di carne, pesce, pollo, tacchino, qualsiasi cosa, i contorni, sono insalate, patate, eccetera, e poi l'antipasto che è quello che si mangia prima, che generalmente è qualcosa da stuzzicare. Guardate, un verbo nuovo, stuzzicare, che è quello che noi diciamo picoteare. Allora, gli antipasti sono perfetti per stuzzicare. Può essere il formaggio, il prosciutto, qualsiasi cosa. Bene, allora, velocemente, vediamo qua questo riquadro. Vorrei. Noi quando andiamo in un ristorante o in qualsiasi negozio in Italia, dobbiamo essere ovviamente amabili e gentili, se vogliamo che loro siano amabili e gentili con noi, dobbiamo essere noi per primi a chiedere bene le cose. Vero? Come in tutto il mondo. Se io sono gentile, in generale la gente sarà gentile. Se io sono caffone, guardate che parola nuova, caffone. Caffone maleducato. Se io sono un caffone, sicuramente mi risponderanno male. Allora, come posso essere io educato, per esempio, in un ristorante o, come ho detto, in qualsiasi negozio funziona in realtà? E usare un altro tempo verbale per dire io voglio. Perché se io dico io voglio, voglio quello, voglio mangiare, voglio... è troppo duro, è una forma troppo dura. Allora usiamo il condizionale, che dobbiamo solo imparare per adesso. Questa forma, vorrei, io vorrei, quisiera. Allora è esattamente lo stesso, ma usando una forma più cordiale. Uno arriva, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, vorrei un vitello alle verdure. Ok, molto meglio che sedersi e dire voglio vitello. No, è brutto.
Vorrei un vitello alle verdure. O vorrei... Veronica, leggimi i vorrei. Vorrei che cosa? Vorrei una bistecca. Vorrei un antipasto freddo. Perfetto. Vorrei mangiare un gelato. Vorrei provare le specialità della casa. Specialità. Del ristorante. Vorrei bere un bicchiere di vino. Perfetto. Allora, vorrei, perché io posso usare il verbo diretto, vorrei una cosa. Vorrei una bistecca, vorrei un antipasto freddo. Ma ricordate sempre che il verbo volere è un verbo modale, che lo usiamo insieme ad un altro verbo all'infinito. Allora, per quello io dico vorrei mangiare un gelato, vorrei provare la specialità della casa o del ristorante, vorrei bere un bicchiere di vino. Lo usiamo, come sempre, con un altro verbo. Ok, domande? Domande del vorrei? No? No. È chiaro? È tutto chiaro? Allora, adesso sì. Quando uso mi piace e quando uso mi piacciono, che è lo stesso che facciamo noi. Noi a volte diciamo me gusta e a volte diciamo me gustan. Anche noi usiamo singolare e plurale. In italiano è lo stesso. Quando usiamo il singolare e quando usiamo il plurale. Usiamo il singolare quando parliamo di una cosa, quando quello che mi piace è singolare, è solo una cosa, grammaticalmente, ovviamente. Allora, mi piace la pasta al dente o non mi piace la pasta al dente. Invece, e anche, scusate, e anche uso mi piace al singolare quando lo accompagniamo di un verbo. Se parliamo di una cosa o di un verbo. Allora, Uwe, leggimi i mi piace. Mi piace la pasta al dente. Mi piace la cucina italiana. Mi piace mangiare fuori. Mi piace provare qualcosa di nuovo. Mi piace saltare il primo. Perfetto. Quando usiamo il mi piacciono o non mi piacciono, quando parliamo che quello che mi piace sono molte cose, quando mi piacciono cose al plurale. Allora, Monica, leggimi i mi piacciono. Mi piacciono gli spaghetti al pesto, mi piacciono i piatti piccanti e mi piacciono i dolci. Esatto. Allora tutto quello che abbiamo qua è al plurale. Gli spaghetti, i piatti piccanti, i dolci. Perfetto. E l'ultima cosa che voglio vedere oggi è quello che abbiamo detto prima, che è una cosa molto difficile di cambiare la mente quando noi siamo molto abituati in spagnolo, e anche a me succede, molte volte sbaglio io. Perché? Perché come ho detto prima, noi diciamo a mí me gusta, a ti te gusta. In italiano dobbiamo essere molto, dobbiamo stare molto attenti, perché quando io dico mi o dico ti, quello che sto facendo è dire a me o a te. Significano quello. Mi significa a me. Ti significa a te. Sono pronomi, pronomi indiretti.
Ok? Allora che cosa succede? Che se io dico a me mi piace, che cosa sto facendo? Sto ripetendo lo stesso, grammaticalmente. È lo stesso che dire mi piace, o dire a me piace. Giuseppe. Che sono la stessa cosa. Dimmi. Qual è, si usa più? No, è uguale. Mi piace o a me? È lo stesso. Molte volte cambia un po' l'enfasi. Ah, perché non è lo stesso dire, per esempio in spagnolo, me gusta, che dire a me me gusta. Però è una cosa di enfasi. Quando voi enfasi che a me o a te, lo posso dire. Però è uguale, non c'è una forma più comune di altra. Ok, grazie. Prego. Allora, sempre molto attenti che o dico mi o dico a me, o dico ti o dico a te, ma non le due forme. Allora, Raquel, leggimi le prime due linee, quelle del mi. Mi piace molto il pesce, a me non piace affatto. Mm-hmm. Mi piacciono le lasagne, a me invece piacciono i tortellini. Perfetto. Ok, allora mi piace molto il pesce, a me non piace affatto, per nada. In lo assoluto, in realtà è affatto. È la forma corretta. Mi piacciono le lasagne, a me invece piacciono i tortellini. Cecilia, leggimi quelli del T. Ti piace la carne? Sì, perché? Sì, perché? A te non piace? Ti piacciono le olive? A me molto. A te? Perfetto. Ok. Allora, Cecilia, dimmi una cosa che ti piace mangiare, una cosa che non ti piace mangiare e una cosa che ti piace fare. Mi piace molto la pasta. Mi piace la pasta, perfetto. Non mi piace molto il pesce. Il pesce. Il pesce. Non mi piace molto il pesce. Mm-hmm. Mi piace molto fare lo Pilates. Il Pilates. Perfetto. Il Pilates. Mi piace molto fare il Pilates. Benissimo. Raquel, dimmi tu. Una cosa che ti piace mangiare, una che non ti piace mangiare e una che ti piace fare. A me mi piace molto il pesce. Ok. Non mi piace la saba. ¿La? La saba está la... ¿Helado? Sí, ma occhio que tú cuando dici habas, lo parli al plurale. Si chiamano fabe. Allora, dimmi di nuovo la frase perché sono le fave, plurale. Non mi piace le fave. Plurale. Non mi piacciono le fave. Ecco. Non mi piacciono le fave. Bene, e che cosa ti piace fare? Mi piace fare nadare. Nuotare, mi piace nuotare. Perfetto. Monica, lo stesso. Mi piace provare qualcosa di nuovo. Perfetto, abbiamo un verbo.
Mi piacciono gli spaghetti alla carbonara. Benissimo. Che cosa non ti piace? Non mi piace il pesce. Perfetto, non mi piace il pesce. Benissimo, brava. Uwe, la stessa domanda. Mi piace mangiare fuori? Mm-hmm. Non mi piace il vitello? Il vitello, occhio lì, non mi piace, non me. No, non mi piace il vitello. Mi piace molto fare ballare. No, mi piace molto ballare. Ballare. Non abbiamo bisogno del fare. Mm-hmm. Perfetto. E Veronica, lo stesso, una cosa che ti piace mangiare, una che no, e una cosa che ti piace fare. Mi piace molto il risotto. Perfetto. Non mi piace molto cucinare. Cucinare. A me piace molto viaggiare. Mi piace troppo o molto viaggiare. Perfetto. Allora, sempre è più semplice di quello che sembra. Ah? Solo quando sono molte cose, come ha detto Monica, gli spaghetti alla carbonara, quando sono molte cose, piacciono o non piacciono. Quando è solo una, mi piace o non mi piace. E con i verbi sempre mi piace o non mi piace. Ok? E poi ovviamente usiamo il verbo al infinito. Mi piace ballare, non mi piace cucinare, mi piace nuotare, eccetera. Ok? Domande? Okay. Avete domande? No? No.